Salve a tutti! Nuova puntata di questa serie su Red Dead Redemption 2, chiamata Il mio cavallo in diesel. Ah, stiamo andando al campamento da Sedi. Sedi. Lo so, continuo a procrastinare la missione con Maika, ma sapete, io sono sempre. Allora, ne sto registrando un po' di puntate, una presso all'altra, penso questa sia la quarta che sto registrando, praticamente la stessa giornata, una di seguito all'altra. Io, lo so, continuo a procrastinare la puntata con la missione con Maika, ma perché mi sta sulle scatole? E spero che possa succedere qualcosa che mi faccia saltare quella missione. Lo spero tantissimo. Lo spero veramente tanto. Proprio voglio che succeda. Voglio che la storia vada avanti e non debba avere a che fare con Maika. Lo spero con tutto il cuore. Perché onestamente non. Mi sta troppo sulle scatole. È il classico tizio che porta solo guai. È la classica persona che tu, se ce l'hai vicino, ti arrivano solo guai. Quindi che le persone uno deve tenere lontano. Lo so, l'avrò detto tante volte, però non riesco a fare a meno di dirlo. E quindi quello che stiamo facendo adesso è semplicemente andare all'accampamento a parlare con Sadie, insomma, che dice ha bisogno di parlarci, ci parliamo. Magari c'ha qualcosa da dirci, magari. Non lo so. Ripeto, io so sempre. E possibilmente, magari io. Aspetta, fermi. Io qua potrei fare una cosa, però. Siccome c'è stata una tar. C'è una. Cosa su di me? Una taglia per una roba. Io semplicemente pago tutte le taglie. Allora, paga tutto quanto. Oh, a posto. Che poi per un duplice omicidio la taglia è 15 dollari. Mi piace quanto danno valore alla vita qui. Va bene. Comunque, andiamo avanti. Io me ne trovo anche 3.000 e rotti dollari. Io proprio ci sono a soldi a mai finire. Anche perché non ho praticamente mai comprato nulla. Cioè, mi è andata di lusso. Mi è andata strabene. Semplicemente con tutto quello che mi sono trovato in giro. Fra cose da mangiare. Fra cose da mangiare, cose di altro tipo. Mi è sempre bastato quello che avevo. E quindi, allora, fagioli stufati, io i oggetti, fagioli stufati, to, oh, e mangia, oh, a posto. Ah, qua siamo ricercati di. Sì? Vabbè, non. Cioè, quasi silenzio, sto cercando di capire cos'è successo. Però vabbè. Quello se ne sta andando col mio cavallo. E ho detto, vabbè, ci salgo anch'io, l'aiuto e cose. No! L'ho buttato giù e quello è scappato via. Vabbè. Vabbè. Ok. Ok. Diciamo che va bene così. Comunque, io andrei avanti. Tanto non avevo neanche tutta questa voglia di andare a mangiare quello, è scappato via, non è neanche testimone di nulla, semplicemente piglia è andato. Vabbè,
Tanto io continuo ad andare di qua. Ho preso un albero e mi fa un distratto. Ok. Andiamo di qua. Ok. Comunque è lunga. Sto facendo strade sempre più lunghe comunque per andare a fare le missioni che devo fare, sempre più lunga, sempre più lontano. Io ripeto, voglio solo sperare che tutto questo mi possa portare a evitare Maika. Cioè, se tutto questo mi consente di evitare Maika, io posso solo che essere contento. Purtroppo temo di no, però vabbè. Tanto facciamo. Che tocca, la strada è lunga, Qua ci sono i cerbiatti. Il cerbiatto è... all'inizio ho sbagliato strada. Aspetta. Ecco, vedi che era giallo, effetti. Allora. Ok. Allora, io direi che... Va bene. Sentite, io voglio legare il cavallo. Posso? Devo legare il cavallo così, sì, un attimo, sì. Posso legare il cavallo lì, a quel lì. Lego lì il cavallo. Qua vedo tanti cavalli. Allora, lega il cavallo. Oh, dai. Ok, a posto. E non riesco a capire se è una principale o una secondaria sta missione. Senti, che fa? Fai, giochi a nascondino? Ah, ma è ok? You sure? No, I ain't sure. Still working? Is anybody still working? Ah. No goddamn place full of people bickering, fighting, and lying. Ah, bang. Makes me real sad. I know. But I need someone to ride with me. Do what? Sure. Push off them of Driscolls. I'm hearing the last of them is holed up at Hanging Dog Ranch. I don't have it in me no more. See. I saw Colm swing. I just don't care. I was a married woman. You know what they did to me. And to my husband? You're the only one of these fools that I trust. I've got to do this. Vabbè. I tell you what, I'll do it. But there's something you can help me with. Abigail? Jack? John? Make sure they make it. I mean, this whole thing is pretty much done. But when the time comes... But how do you mean? When the time comes, you help them. What do you mean? I mean it. Help them escape. When I... Quando io... You know, you and me... We're more ghosts than people. They could... I know. Of course I will. Thank you, Arthur. You want to ride with me now, or meet me up at Hanging Dog Ranch when you can? Ci andiamo adesso, dai. Thanks, Arthur. Ci andiamo adesso. Okay. Come on. Niente, questa è una secondaria. Questa è una secondaria, Maika non... Maika non ce la evitiamo, Maika. Maika non ce la evitiamo. Finiamo gli O'Driscoll, poi... No, finiamo, dobbiamo finire gli O'Driscoll. E poi non lo so.
E poi Maika. Maika. Iniziale vedova 2. Quella già pronta è. Find more for killing. Hey. You seen anything down there? Yeah, I think there's a bunch of them down there. I'm mostly drunk. But one of them is a fat fellow with a beard. Him? He's mine. Okay. Okay. It's a big ranch. Run down. Lots of folk there. But spread pretty thin. Cos'è? Ah. Ok, prendo. Take it from there. Okay. So, no real plan then. Oh, I got a plan. Now come on. Ah, il piano ce l'hai. Vai e spari. Vabbè, questo è il tuo piano. Ah, quindi il tuo piano è questo. Mi piace. Porca miseria. Au. Poi. Ci andiamo così, ci andiamo. Ehi? Aspetta. Vai. Poi. Proprio c'è. Ma questo è proprio suicida, questo proprio non ha senso. Oh, è quello un andato, poi. C'è proprio. Porca. Ah, dove sei? Ciao. Ok, poi. Ah, poi. Dove sei? Aggiungi sedi. Pensa alla casa. Sì, vabbè. Frugo qua. Un dollaro. No. Orologio di platino. Fammi frugare. Mamma, ho capito quella. Ho capito che io quello lì non. Quella lì non posso lasciarla un attimo. Ok, raggiungiamo. Sedi. Dov'è? Ah, porca miseria. Sedi. Mi ha fatto una strage quella lì. Sedi. Non è rimasto più. No. Yeah. Lo dici tu? He was a good man, my Jakey.
sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day. Every moment. Comprensibile. They turned me into a monster, Arthur. Certo. But my memories of him, they still pure. Sì. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition. Non ho molta concorrenza. E beh. We should get away from her. Sì. Sono abbastanza d'accordo. Sono abbastanza d'accordo, dovremmo andarcene. I think I need to be alone for a bit. I understand. I want to get yourself clean. Sì. Ok, croce dire di sì. Thank you, Arthur. Ok, croce. Sì, una ripulita me la darei anch'io a posto tuo. Ok, io. Proviamo qua. Fatto una strage. Ah, proprio a bruciati proprio direttamente. Ma magari dentro c'è qualcosa da prendere. Non so. Dimmi, vediamo. Magari qua dentro c'è qualcosa da prendere. Cartucce. Non posso trasportare altri oggetti di questo tipo. Vabbè, c'è un cartuccio, un revolver. Moonshine. Vabbè. Ma roba da mangiare, tipo. Perché tanto le raccattiamo. Oh, Science. Possiamo un attimo andare via? Porca miseria. Vai. Oh. Vai. Vai. Ok, andiamo via. Andiamo via. Andiamo via di qua. Andiamo via di qua. Avevo visto che c'era gente che arrivava. È meglio allontanarci. Ok. Comunque cioè, è durata poco. Questa missione è durata davvero poco. Adesso cos'altro ci manca da fare? C'è qualcos'altro che ci rimane da fare? Albert Mason, no, lasciamo stare Albert Mason, per favore. Sono Barry. Dimmi che c'è un'altra missione. No. No. Sono solo a Beaver Hollow e... Una storia che... Non lo so che cosa. Vabbè. Senti, ho capito che la situazione è un po' turbola e ho capito che è giunto il momento. Sì. È giunto il momento di andare a parlare con Maika. È giunto il momento di andare a parlare con Maika. Un momento andare a parlare con Mike. Nel frattempo finisce tutta sta storia. E noi dovremmo andare lì. Io appunto vado per la mia strada lì. Io sì. Comunque mi devo imparare che quando è così io devo. Non posso perdere troppo tempo. Non posso. Scusate un attimo. Mi distraggo, scusatemi. Cioè, non posso perdere troppo tempo qua, soprattutto infatti se stragi così, perché prima o poi qualcuno se ne adona, quindi è meglio andarsene. Va bene, andarsene ora.
Johnson sono più ricercato, però sulla mia testa una taglia comunque rimane. E andiamo. Ok. Andiamo di qua. Diciamo che era la deriva, ecco. Diciamo ho fatto bene sta deriva, sta cosa, così in modo tale che se ti ascolti, diciamo, buon Arthur, si occupi di quelli che sono rimasti, ecco, perché diciamo non sta finendo bene per niente. Mentre tu guarda, vedi un po' di che fortuna. Ci ritroviamo negozio, andiamo a una banca. Salve a lei, paga la taglia tutte. No, già non c'è più niente. Sì, tutto bene. Babbo, entriamo lì. Hey there, don't think I've seen you in here before. Qua negozio? Snacks and booze on the back wall there. Sfoglia il catalogo. Aspetta. Sfogliamo il catalogo. Lei che cosa mi vende? Provviste. Cibo in scatola. Quanto? Allora, io voglio delle robe che mi siano molto energetiche. Che proprio facciano questo, carne in scatola non è male. Allora, voltiamo la pagina. La carne in scatola. Questo. No, questa è la mela. Questo non è male pure. Salmone in scatola. Questo è la. No, questa è per il cavallo. No, scusa, questo è per 1,50. Tanto soldi ne abbiamo a mai finire. Io voglio soltanto qualcosa che. Cara, voi usate per cucinare. Questo usate per cucinare. Io voglio. Allora, non. Ma lei gioca. No, io non. No, voglio soltanto una cosa che. Vabbè, ho capito, senti, torna indietro. C'è la carne in scatola, è a 1,31, mentre il salmone in scatola è 1,50. Leggermente quello del Dead Eye, allora, cos'è Danger? Ingrandisci la visuale. Vabbè, io non ho indice. Aspetta, no, che cosa da facendo? Cibo secco, cosa c'è? Cibo secco. Allora, no. Io serve qualcosa che mi ripristina tanto. Quello l'ha esaurito. Aspetta. Dammi, senti, no, dove... No, pagnotta no. E torniamo al salmone in scatola, va. Questo. Badari. Acquista. That's a fancy packaging to stop it from spoiling. Ah, è qua. E l'ha esaurito, ok. Poi. Carne in scatola. Much obliged. Non posso trasportare altri. Mais dolce in scatola. No. Questo l'ho già. Non pesche, no. Fetta di formaggio. Questa, sì. Non posso trasportare altri di questo tipo. Che scatole. Carne di mandorla sotto sale. Sì. Niente, non. Vabbè. Ho fatto provviste. Io direi basta così.
Posso? Ok, chiusiamo. Grazie a lei. Say, you don't look so good, partner. You all right there? I've been better, but so good. E infatti. Well, I hope you improve soon. Lo spero anch'io. Che spererei, ma purtroppo mi sa che non c'è molta speranza in questo senso. Allora, io piuttosto a sto punto, visto che mi sono preso oggetti, roba, no, queste cose no. Questo, carne in scatola, dai. Ho detto carne in scatola. Avanti. Oh, è così, siamo. Scusi! Ma che vuoi? C'avevo precedenza io! Oh! Venivo da destra, c'ho la precedenza io! Perché questo c'ha sempre un'arma in mano? Ah! Oh! Signori, direi che per oggi è tutto. Pensavo, ha sempre un'arma che mette. Perché? Vabbè. Comunque. Comunque. No, qua non succede niente. Signori, mi sa che oggi possiamo chiudere qui. Possiamo chiudere qui. Dacci appuntamento alla prossima puntata di questa serie su Red Dead Redemption 2, chiamata il mio cavallo un diesel. Con cavallo che gli facciamo mangiare qualche cosa. Perché sì. Toh. Ginseng. Mangiate un po' di ginseng. Tieni. E un altro po' sempre. Toh. Ginseng, tutto ginseng, dai. Da tutto ginseng. Oh, benissimo. Poi. Io un altro antichi ginseng ci vorrà. Te. A posto. A posto. Quindi. Gente che spara, io lascerei stare, molto semplicemente. Saluto di quanti voi e alla prossima.